Il tempo instabile e una temperatura piuttosto bassa non hanno fermato lo scorso sabato i numerosi catanzaresi dal vivere l'inaugurazione di Piazza Matteotti nel centro storico della città capoluogo, riqualificata in gran parte e restituita ai cittadini nella nuova veste artistica, fantasiosa e certamente funzionale. Tre le aree inaugurate: Piazzetta del Cavatore, Piazza Mimmo Rotella e il giardino con le colorate sedute. L'intera piazza sarà completata nei prossimi giorni con l'apertura della fontana monumentale in sostituzione della discussa scala. L'intera cerimonia si è svolta nell'area dedicata a Mimmo Rotella, con la scopertura delle quattro stele raffiguranti opere del maestro della pop art e alla presenza degli artefici della riqualificazione, il sindaco Sergio Abramo, il presidente della Fondazione Rotella Rocco Guglielmo, del progettista della piazzetta Franco Zagari e del direttore dell'Accademia di Belle Arti Anna Russo. Soprattutto credo che sarà un bel colpo d'occhio quando sarà finita la fontana che sta realizzando l'architetto Zagari. Lo abbiamo pregato di eliminare la scala, la famosa scala, e sarà uno spazio perché la piazza avrà un'ampiezza molto, ma molto superiore rispetto a quella che era nel passato. Quindi, diciamo, una piazza nel centro storico che può essere vissuta tranquillamente dai giovani. Se poi a questo aggiungiamo che fra qualche mese, fra un paio di mesi, dovremo finire anche l'ex-Istac, quindi questo edificio bellissimo, storico, anche nel centro della città di Catanzaro, e le gallerie del San Giovanni, perché sono partite, abbiamo aggiudicato anche la gara, quindi piano piano ci stiamo mettendo in moto, diciamo. La città di Mimmo Rotella. Beh, bellissimo slogan direi, no? Da portare avanti, perché abbiamo avuto la fortuna di avere un grande artista ed è giusto che la città ne approfitti, lo dimostra anche l'intesa che è nata con la Fondazione Mimmo Rotella. Sarà anche le opere di Rotella quelle che esporremo all'Expo, e quindi certo l'arte contemporanea è giusto che abiti in città. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, alcuni mesi fa con il premio Rotella è stato premiato Al Pacino, e Pacino. voglio dire, quindi siamo usciti ben oltre i confini anche non solo della nostra città, della regione, ma anche dell'Italia, con una visibilità non indifferente.